Ciao a tutti, spero mi sentiate, se non mi sentite fatemelo sapere in chat. Grazie ovviamente dell'invito, grazie delle belle parole, grazie dell'introduzione e niente, direi di partire subito con questo webinar dove ovviamente sì, ho avuto fortuna di partecipare, di vedere o anche di studiare diverse case study nel settore del marketing internazionale e oggi chiaramente in un'ora bisogna fare un forte assunto, cercherò di dare degli spunti di riflessione prevalentemente su quello che riguarda l'internazionalizzazione, ovviamente partendo molto da quello che è il nuovo contesto digitale che vede l'Asia e la Cina sempre più predominanti. Come dicevo, saranno tre brevi sezioni, la prima brevissima, Ni Hao, si chiama, dove appunto una mini introduzione del motivo per cui sono qui, quindi di me stesso, poi la sezione East to West, quindi i trend, come stanno cambiando, e poi faremo una pausa, dopodiché ci sarà, quindi con le domande, dopodiché c'è la terza parte, o meglio la seconda parte, diciamo, rilevante, dove si parlerà appunto di marketing e di sfide di comunicazione nel contesto globale, contesti culturalmente appunto differenti. Oggi si parlerà appunto molto di cultura più che di tecniche di marketing. Come diceva giustamente Marco, io appunto il mio percorso è di marketing sia all'Università di Padova che con una specializzazione alla UCLA di Los Angeles. Dopodiché appunto ho avuto questa esperienza come managing partner con due soci di Young Digitals, dove ho iniziato a rivolgermi per curare la comunicazione di aziende italiane in mercati diversi da quelli a cui eravamo abituati dal punto di vista digital, quindi sicuramente Cina, ma anche Giappone, Medio Oriente, Russia e paesi, insomma, considerati in via di sviluppo che oggi sono sicuramente una parte sempre più importante dell'economia globale. E come giustamente ricordava Marco, all'epoca tra il 2012 e il 2013 abbiamo dato vita a un progetto che si chiamava Digital in the Round. Siamo stati tra i primi a mappare i vari scenari digitali diversi, tra i quali lo scenario cinese, che come sappiamo è chiuso al mondo esterno, di conseguenza ha avuto uno sviluppo molto importante di piattaforme all'interno del proprio contesto, completamente diverse dalle nostre. La mia ultima esperienza, la mia attuale esperienza è quella di diciamo, responsabile della comunicazione, del marketing global di Chief News e Harbor Consulting, che è un gruppo cinese che si occupa di cross-border e-commerce. Ci arriveremo dopo a cos'è il cross-border e-commerce, quindi comunque il mio lavoro è quello di lavorare nell'internazionalizzazione delle aziende, aiutando aziende italiane a uscire dal mercato, a entrare appunto tendenzialmente nel mercato cinese e anche viceversa, aziende cinesi o internazionali che vogliono globalizzarsi. Ma dunque, queste sono alcune delle cose che facciamo. Molto spesso mi capita di parlare a eventi nazionali e internazionali. E a fine dell'anno scorso abbiamo fatto un evento in Belgio, che era il primo evento in Europa organizzato da Chief News e dalla regione del Belgio, Vallonia, primo evento europeo focalizzato sul cross-border e-commerce, quindi sulla collaborazione e-commerce tra Cina ed Europa. Bene, questa è una piccola e spero non noiosa, piccola parte introduttiva. Ora parliamo appunto di questo tema che è più che altro, appunto, ripeto, sono una serie di spunti, di piccoli esempi che vogliono aiutare un po' a capire qual è il contesto nel quale ci muoviamo oggi. Dal mio punto di vista, lavoro circa una decina di anni in questo ambiente, quindi ho visto un po' questa evoluzione, sempre filtrata da quello che sono fondamentalmente le tecnologie digitali e quindi il marketing online, che è un po' chiaramente il mio campo. Quindi la prospettiva ovviamente è molto incentrata sulle piattaforme digital. Primo punto di cui vorrei porre l'attenzione è questo. Questo è il web cinese circa nel 2004-2005. Quindi questa piattaforma si chiama RenRen e come potete vedere è molto simile a Facebook. Nasce nel 2005, quindi un anno dopo della nascita di Facebook, la Cina aveva già una copia a tutti gli effetti simile che ha iniziato a diffondersi nelle università proprio come Facebook, quindi una copia totale della piattaforma Facebook, prima ancora che Facebook arrivasse in Europa. Questo perché appunto la Cina era un paese molto chiuso e fino a qualche anno fa, fino al decennio scorso, a quello precedente, quindi il decennio del 2000, ci si approcciava al mercato cinese in questo modo, con una Cina che importava trend internazionali e diciamo li adattava, li traduceva per i propri utenti internet, che nel frattempo sono sempre più aumentati, oggi sono più di 1 miliardo. Facciamo un rapido passo avanti e arriviamo più verso i giorni nostri. Questa è una
piattaforma che tutti conoscete, immagino, si chiama Facebook. E da questa slide si capisce uno dei. Un paio d'anni fa Facebook ha avuto un cambio radicale della sua ergonomia, del modo in cui vengono presentate le pagine di brand. E se vedete da quella sopra a quella sotto, negli anni c'è stata una modifica sostanziale. Questa modifica qual è? Come potete vedere, sparisce il numero dei like. Se oggi cercate su Facebook è molto difficile trovare il numero dei like perché è sempre più nascosto. Una delle modifiche che sta facendo oggi Instagram, la piattaforma, per chi lo utilizzasse, sia personalmente che dal punto di vista brand, è togliere il numero dei like per post. Quindi cercare di togliere il focus sulle numeriche che sono esplicitate, ma mantenere quanto invece il focus sulla comunicazione diretta all'interno dei canali. Ebbene, dal 2011, da quando esiste WeChat, ad esempio su WeChat non è mai stato possibile vedere quanti follower aveva un brand o una celebrity o un'azienda o una squadra di calcio o chiunque insomma fosse presente sulla piattaforma. Questo perché appunto il focus di WeChat è sempre stato l'interazione one-to-one, quindi una comunicazione coerente, utile e fortemente incentrata sull'interazione uno-a-uno, quindi sul passare un messaggio che sia rilevante per l'utente al di là delle numeriche che vengono generate. Questa ad esempio è una pagina di Mr. Bao, che è uno dei cosiddetti KOL, Key Opinion Leader, ossia influencer nel mondo asiatico, nel mondo cinese. Lui si occupa di raccontare, di comunicare borse da donna, pur essendo un uomo. So che può sembrare strano, poi vedremo anche un altro esempio di questo personaggio. Però questa era la homepage, un po' difficile da capire, di una pagina di WeChat, dove, come potete vedere, non esiste la possibilità di vedere nessuna numerica. Ed è un tipo di traiettoria che Facebook ha iniziato a seguire dopo qualche anno, che oggi sta seguendo in modo molto spinto. Ancora più spintamente è quello che Facebook, ad esempio, sta facendo per quanto riguarda l'interazione in chat, che è lo schema di WeChat. Questo è l'interno di una pagina di WeChat, il principale social media cinese utilizzato da circa 1 miliardo di persone in Cina, che funziona un po' come una via di mezzo tra WhatsApp e un social media per come li conosciamo noi, quindi molto mobile oriented, tutto avviene all'interno della dimensione mobile, però oltre alle conversazioni con gli amici è possibile seguire anche brand, aziende e quant'altro. All'interno di una pagina aziendale c'è la possibilità di comandare un piccolo menu che tramite un comando manda delle informazioni dirette e delle comunicazioni dirette che rispondono a un comando. Questo niente più, niente meno di quelli che sono i bot che oggi i principali social network internazionali stanno implementando. Se voi entrate in una pagina Facebook di un'azienda, di un brand o comunque una brand page, vedete che la prima cosa che vi viene sparata in faccia è il tempo di risposta in chat di quell'azienda, con la possibilità di dare dei comandi per dare delle risposte per fare customer care. Ebbene, quello che è successo nel social web, diciamo, cinese, sono molte dinamiche che oggi vediamo esportate nelle principali piattaforme, in particolare Facebook, che ha dichiaratamente esplicitato per bocca di Mark Zuckerberg di ispirarsi al modello di WeChat, che è un modello di estremo successo nel mercato cinese. Non è chiaramente l'unica piattaforma, però è nettamente una delle più rilevanti e importanti. Ne vedremo, sorvoleremo su alcune di queste anche dopo. Un'altra cosa che mi ha colpito un paio d'anni fa, un anno fa, è ad esempio LinkedIn che ha inserito la possibilità di connettersi via QR code tra utenti e l'ha presentata come una grande novità, quindi non serve più cercare una persona o nel mondo reale scambiarsi i biglietti di vista, basta scannerizzare un QR code con il telefono per attivare una connessione effettiva all'interno di un social network. Ebbene, questa feature è presente su WeChat da quando esiste WeChat. Quindi sono due semplici esempi di delle varie feature, delle varie diciamo caratteristiche tecniche che compongono WeChat ed altre piattaforme social media cinesi che pian piano vediamo estendersi al resto del mondo. Questo è il motivo del titolo di questa sezione, From East to West. Oggi i trend digitali, che sia e-commerce, come vedremo anche dopo, che proprio della struttura delle piattaforme stesse, quindi della comunicazione tra brand e cliente, viene molto 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 più dall'Asia verso di noi che non dal mondo occidentale o dall'America verso la Cina. Il potere del QR code in Cina non è solo quello appunto di scambiarsi connessioni, ma i QR code sono molto molto utilizzati e oggi sono il principale metodo di pagamento nel paese.
Non so quanti di voi è capitato di viaggiare, di andare in Cina, insomma. La Cina è un primo paese che si può considerare una vera e propria cashless society, ossia è possibile pagare praticamente tutto quello che si può pagare nel mondo reale, è preferibile addirittura pagarlo con le piattaforme appunto di scambio via QR code, quindi con pagamento online via mobile, rispetto al cash. Prova ne è questa immagine che ho scattato l'anno scorso nella metropolitana di Shenzhen, dove appunto c'erano questi ragazzi che facevano questa sorta di karaoke improvvisato, un gruppo insomma, che cantava sotto la metropolitana e che al posto di chiedere l'elemosina cartacea in moneta, come potete vedere, esponeva dei QR code. In particolare quello verde è il sistema pagamento di WeChat, quindi WeChat Pay, quello blu è il sistema di pagamento di Alipay, quindi della galassia di Alibaba. Quindi chiaramente non è solo WeChat, ci sono più player, prevalentemente questi due, chiaramente Alibaba è il gigante del mondo dell'e-commerce, però appunto questa immagine credo sia potente a sufficienza per far capire quanto sia l'impatto della tecnologia presente appunto anche nel territorio fisico della Cina e come stia impattando nelle abitudini di consumo del paese. E non riguarda solo i giovani, come potrebbe essere questo caso, ma questa è un'altra foto che mi è capitato di scattare in un'area rurale del Fujian, quindi nel cuore della Cina, in una zona dove ci sono dei templi delle città antiche, e mi è capitato di entrare in questo tempio dove tendenzialmente nei templi non vanno necessariamente i teenager e sicuramente non persone di città, perché siamo, come dicevo, in un'area rurale. Anche in questo caso è ancora più evidente come non ci fosse proprio il piattino per l'elemosina, ma semplicemente un QR code. Questo per far capire che le tecnologie digitali, che sia l'utilizzo di WeChat o dei pagamenti online, non riguarda solamente determinate fasce di popolazione, giovani o più urbanizzate, ma riguarda tutta la Cina. Questo perché il potere di un paese così forte e anche così controllato e che può imprimere determinati trend ha fatto sì che le cose procedessero molto velocemente, quindi se un trend prende piede è molto facile che tutti sposino questo trend. Un punto fondamentale che riguarda ad esempio anche il commercio di oggi è appunto, come dicevo, l'interazione con questi metodi di pagamento che oggi non sono solo in Cina, però ad esempio Alipay o in questo caso, appunto in questo caso i pagamenti Jiufbao di AliExpress, scusate, di Alibaba, Alipay, sono presenti in tutto il mondo. Molti negozi, che sia Roma, Parigi, Londra, in America, le grandi capitali, al di là di quello che sta succedendo ora col coronavirus, che sicuramente sta dando una battuta d'arresto ai viaggi dei turisti cinesi, si stanno strutturando e si sono strutturate per accogliere la possibilità di offrire sistemi di pagamento ai turisti cinesi e ai viaggiatori cinesi. Attorno a queste app di pagamento oggi si creano addirittura, come in questo caso, degli interi social network. Quindi Alipay ha un suo social network dove segnala ai turisti o ai viaggiatori attività che permettono di pagare con quella piattaforma. Quindi il tema dei pagamenti online, delle tecnologie, dei social media è sempre molto molto fuso. Torniamo ad un esempio che riguarda Facebook. Voi ricordate che qualche tempo fa è uscita l'idea appunto di Facebook di lanciare una propria moneta virtuale, addirittura una cryptocurrency virtuale, progetto che sembrava dovesse decollare e cambiare le sorti dell'economia mondiale, invece è miseramente fallito. Quindi la domanda è: Libra o Libra, che dir si voglia, esiste ancora? La risposta è più no che sì. Questo perché? Perché Facebook ha provato a mettere in piedi questo sistema, però il problema di Cambridge Analytica, la credibilità di Facebook, il trattamento della privacy, le connessioni con il web americano hanno fatto sì che non partisse a tutti gli effetti come progetto. Questa è una grande differenza rispetto al web cinese. Nel web cinese, quando i grandi player si mettono in testa di proporre una tecnologia, negativa o positiva che sia, nel senso anche per quanto riguarda il controllo, il riconoscimento facciale, quindi non sono tutte tecnologie che sono al 100% positive, però sicuramente hanno un grande impatto nella vita delle persone. Quando appunto questo succede nel contesto cinese, a differenza di questa ennesima dimostrazione di Facebook, le cose funzionano, le cose succedono. E le aziende implementano questa realtà su una scala di centinaia di milioni, se non miliardi di utenti. Un altro esempio è l'esempio di WhatsApp, che negli anni ha provato molte volte a lanciare sistemi di pagamento tramite mobile, la possibilità in India di comprare taxi o pagamenti peer-to-peer per trasferimento di denaro. Questa cosa non è mai successa. Non so quanti di voi sia capitato di comprare qualcosa su WhatsApp, probabilmente nessuno perché non è possibile. Ebbene, questo scenario in Cina è completamente girato.
tutte le transazioni, buona parte delle transazioni, oggi avvengono su WeChat e su altre piattaforme digitali. Questo ci fa capire la potenza e la velocità con la quale la Cina sta arrivando a un contesto appunto di cashless society rispetto a noi. Questo non riguarda solo chiaramente i pagamenti online, riguarda un po' tutto il percorso. Qui prendo un esempio, spero molto semplice e molto lampante. Questa è una piattaforma che si chiama Meilishuo, che è nata negli stessi anni di Pinterest. Ebbene, Pinterest, piattaforma che immagino molti di voi conoscano, è un social network che è nato per la possibilità di mostrare prodotti. Oggi è fondamentalmente morto, non si è mai evoluto. Questa piattaforma che nasce negli anni in cui ancora la Cina appunto importava i trend, è nata appunto copiando il modello di Pinterest, però negli anni si è evoluta rapidamente, ha integrato delle funzionalità di e-commerce e quindi uscita nel 2012-2013, oggi è tuttora uno degli e-commerce fashion più importanti in Cina. Questo per far capire come appunto le piattaforme cinesi abbiano sempre osato molto di più, investito molto di più, creduto molto di più nei trend. E la riprova del mercato è sempre stata molto positiva, ossia la gente è ben disposta a credere e a dare trust ad una piattaforma per comprare online. Cosa che, ripeto, piattaforme come Twitter, Facebook, Instagram oggi non riescono ancora a fare. Quindi questo dimostra un po' la differenza del contesto cinese, che oggi è uno dei più importanti e anche più difficili da comprendere. Per non parlare del mondo dell'entertainment, oggi vediamo che YouTube ci chiede di pagare per vedere alcuni video. Non so se vi capita di vedere quel pop-up che chiede di fare subscription, quindi di poter accedere a dei contenuti a pagamento, quindi non vedendo pubblicità, per vedere determinati contenuti su YouTube. Ebbene, Youku, che a sua volta nasceva come copia di YouTube più di 10 anni fa in Cina, sono anni che permette di vedere contenuti in streaming a pagamento. Questo è il caso, ad esempio, di The Walking Dead, una popolare serie TV americana che la distribuzione nel mercato cinese ce l'ha avuta direttamente tramite una piattaforma online come Youku. Questo ancora prima che Netflix avesse l'impatto che ha oggi. Quindi il contesto cinese, dell'evoluzione del web cinese riguarda i social, riguarda l'entertainment e ovviamente riguarda moltissimo anche l'e-commerce. Il mondo dell'e-commerce oggi, questa è una pagina a caso di un dentifricio italiano, Marvis, sulla pagina di Tmall, che è uno degli e-commerce del gruppo Alibaba. È normale in una pagina e-commerce vedere, come in questo frame, del live streaming, ossia una persona che ci racconta i prodotti e che ce li vende in tempo reale, come se fosse una vecchia televendita, però nel contesto completamente digitale e al posto di avere il famoso Giorgio Mastrota, o chi per lui, sono tendenzialmente persone molto giovani a cui oggi si attribuisce il titolo di influencer. Quindi l'influencer è una figura molto molto legata al mondo dell'e-commerce oggi. Torniamo su Mr. Bao, quel personaggio che abbiamo visto all'inizio della nostra presentazione, che di recente ha avuto questa attività con il brand Montblanc, brand francese del lusso, e ha venduto in 6 minuti oltre 3 milioni di renminbi di merce, sono circa 400-500 mila euro. Questo perché? Perché oggi un influencer in Cina non è solo colui che condivide un messaggio, ma gli influencer stanno rapidamente diventando dei medium di vendita, delle piattaforme di vendita direttamente. Avete mai sentito parlare di TikTok? Ebbene, spero di sì. TikTok è una piattaforma appunto di comunicazione video, che in Cina si chiama Douyin, è molto molto usata e oggi è famosa anche all'estero. E questo è un esempio di un influencer su TikTok. Questo è un altro ragazzo, non Mr. Bao, però un altro che fa un'attività simile, ossia è diventato famoso, diciamo, recensendo e parlando di prodotti di cosmetica, quindi tendenzialmente trucchi. Ebbene, oltre ad avere più di 30 milioni di seguaci, di follower, di recente è comparso, questo per far capire la velocità dell'evoluzione tecnologica, è comparso in un suo, durante un suo live, questo riquadro bianco nella seconda schermata, come potete vedere. Cliccando su questo riquadro si poteva accedere direttamente in tempo reale, cioè mentre lui stava facendo il live streaming, alla possibilità di acquistare dei prodotti. Oggi questi influencer non propongono alle aziende delle campagne di comunicazione, ma comprano direttamente dei prodotti, degli stock di prodotti, e
e sanno di poterli venderle, di poterli vendere in real time durante i loro spettacoli, durante i loro show in live streaming. Questo è un cambiamento di paradigma enorme che fa capire quanto entertainment e e-commerce oggi in Cina siano completamente compenetrati. Prova ulteriore nel fatto dello show See Now Buy Now, che è un evento fashion molto importante che accade l'11 novembre, la giornata del shopping cinese, del Singles Day, il Black Friday cinese, dove da qualche anno Alibaba dà vita a questo fashion show dove aziende internazionali presentano in anteprima i loro prodotti, le loro collezioni di moda e, come dice il titolo, See Now Buy Now, è possibile comprarle in tempo reale. Quindi, prima della Fashion Week, che come sappiamo non passa per la Cina, il primo grande evento di moda internazionale in Cina l'ha inventato appunto questo signore qui, il founder e proprietario di Alibaba. Questo per far capire l'impatto al di là del mondo di internet che hanno oggi queste realtà. Tra l'altro, una cosa che mi preme molto, mi preme sempre ricordare e sottolineare, è che oggi lavorare con la Cina, in questo caso con Alibaba, non significa solo appunto lavorare con il più grande mercato del mondo, ma significa lavorare con tutta una fascia di mondo che è quella coinvolta molto nel progetto del One Belt, One Road, della nuova Via della Seta, che è un progetto governativo che però si riflette nelle azioni e nello sviluppo di molte aziende. Questo è un esempio, no? Alibaba controlla Paytm, che è il principale sistema di pagamento online in India, controlla Lazada, che è il principale e-commerce nel sud-est asiatico, e AliExpress è il principale e-commerce nel mercato russo e AliExpress è una delle piattaforme proprietarie di Alibaba. Quindi consideriamo che oggi parlare di Cina non significa solo parlare verso la Cina, ma tramite la Cina poter raggiungere una buona fetta di quel mondo, che finora era magari anche meno esplorato dalle aziende occidentali. Esempio, che tocca un po' anche la sfera politica è quello che stanno facendo i brand cinesi. Sentiamo molto parlare di Huawei, anche in relazione ai problemi con la trade war. Magari pochi sanno che Huawei sta costruendo le infrastrutture per la comunicazione wireless in 5G dei treni in una via, nella principale via dei treni in Turkmenistan. Turkmenistan è un paese che si trova esattamente nel cuore della Via della Seta. Quindi le aziende cinesi stanno provando anche molto sviluppo tecnologico in quei paesi che sono magari un po' fuori dai radar dei media. E questa è parte integrante di quella che è la Cina di oggi. Oppure anche l'Africa, sappiamo che la Cina è molto presente in Africa. Ad esempio, di recente Jack Ma ha stretto direttamente dei contatti con il Ruanda per l'importazione di beni prodotti in quel paese, in un piccolo paese centrafricano del Ruanda, e viceversa per importare prodotti cinesi in Africa. Quindi, al di là della trade war, delle grandi guerre commerciali o dei grandi paesi, vediamo che oggi la Cina, direttamente in prima linea con le piattaforme online di cui abbiamo parlato finora, è impegnata appunto nel contatto commerciale, nella crescita reciproca di molti, molti paesi. Volevo fare un punto, un passaggio finale di questa prima parte, prima di passare alle domande che vedo già stanno arrivando, e per parlare di un caso drammaticamente noto e contemporaneo e assolutamente attuale che riguarda appunto il coronavirus che sta sicuramente creando dei grandi problemi, molta paura e è un tema molto importante in questo momento non solo in Cina ma in tutto il mondo. Ebbene, su WeChat esiste un'applicazione, questo screenshot mi è stato mandato oggi pomeriggio, quindi è una cosa veramente fresca, che non solo monitora, come si vede nella parte della schermata blu, in tempo reale i numeri del contagio e le zone. Ma la cosa più interessante è la schermata che potete vedere, quella bianca, alla destra dello schermo, dove si vede in tempo reale, in questo caso un mio collega, a Xiamen, le persone contagiate che si sono geolocalizzate dove sono. Quindi vedete quante persone sono. Uno, quel simboletto, vuol dire RAM, vuol dire persona, quindi una persona. E vedete anche a che distanza si collocano rispetto a dove siamo noi. Quindi tempo reale, comunicazione geolocalizzata. Per aiutare le persone a capire dove sono le persone che si autosegnalano come contagiati nella loro città. Questo per far capire appunto che anche nel male, anche in situazioni drammatiche, i social media hanno questo peso. Altra iniziativa, e qui poi chiudo, è stata fatta pochi giorni fa su Sina Weibo, che è un altro dei principali social network nel contesto cinese, di cui parleremo brevemente anche dopo, dove appunto il governo ha dato la certificazione, quindi ha ufficializzato una serie di profili. Quindi li ha verificati con il pallino blu, come c'è su Facebook, come c'è su Twitter o Instagram,
autorizzati automaticamente, certificati, in quanto medici o in quanto virologi, quindi esperti di tematiche di contagio relative al coronavirus. Quindi anche in questo caso un social network, ovviamente col supporto governativo, come è sempre quando si parla di social network in Cina, diventa un medium di informazione controllato ovviamente dal governo, però sicuramente in qualche modo in tempo reale, utile per capire, per avere informazioni reali da dottori, da professionisti per la popolazione. Quindi sicuramente il contesto cinese è complesso da spiegare, però anche nel caso del coronavirus abbiamo molti esempi che fanno capire quanto radicate e quanto importanti siano le tecnologie digitali nella vita di più di 1 miliardo di persone oggi. Bene, questa era la prima parte. Vedo che ci sono delle domande, non so se Marco vuoi intervenire, se qualcuno vuole intervenire. No, Guido, io pensavo, beh sì, se vuoi le leggiamo e poi le No, ok. rispondiamo. Come vuoi te? Vado io direttamente. Ok. Allora, prima domanda. Mi sentite? Sì. Allora, prima domanda direi che servono assolutamente entrambe. Parleremo poi di quello che è la rivoluzione del cross-border e-commerce che permette di vendere direttamente in Cina. Difficile però prescindere completamente dal contatto con un punto locale, che può essere un partner, può essere un'agenzia, può essere una realtà deputata banalmente alla gestione di un e-commerce. Quindi è possibile utilizzare semplicemente il... Beh, ok, giustamente mi viene fatto notare, la domanda era, come ci ha raccontato, sicuramente le tecnologie hanno un'importanza fondamentale in Cina, ma per un'azienda che vuole portare lì i propri prodotti, sono l'unico canale percorribile oppure le relazioni uno a uno con aziende del territorio funzionano oppure occorrono entrambe le cose? Ebbene, la mia risposta era appunto, occorrono entrambe le cose. Sicuramente oggi il digitale dà un enorme vantaggio, il cross border, che è la normativa studiata dal governo cinese che tramite le free trade zone, le zone di libero scambio, permette di importare direttamente tramite l'online, tramite una serie di piattaforme che poi vedremo, beni nel mercato cinese da mercati esteri, con certificazione di provenienza. Questo sicuramente dà una grande mano, però dal punto di vista della gestione, soprattutto logistica, e poi della gestione dei canali stessi, che è molto spesso complessa, è molto difficile prescindere da un partner locale. Si può prescindere da un distributore tradizionale, però questo sì, sicuramente la filiera si può accorciare molto. Però ovviamente prescindere completamente dal contatto uno a uno con una realtà locale è molto difficile, anche perché banalmente per conoscere il mercato cinese bisogna essere presenti, bisogna lavorare con qualcuno che sia presente. Quindi sicuramente il web dà un'enorme mano e taglia moltissimi passaggi, però il mio consiglio è quello comunque, o a livello consulenziale, ma spesso anche operativo, di lavorare con realtà nel territorio. Seconda domanda, ok, chi contatta gli influencer cinesi, direttamente l'azienda oppure ci sono dei mediatori cinesi? Sì, non sono necessariamente cinesi mediatori, sono broker, sono agenzie, anche come banalmente la nostra, che hanno contatti con liste di influencer selezionati a seconda del caso, quindi si può ricorrere tranquillamente a un'agenzia. Nel caso di prodotti, a grande richiesta, oggi, come dicevo, è possibile che sia quasi l'influencer o l'importatore direttamente a contattare un brand, perché dice: io conosco il mercato, so che in base a quello che vendo, quello che vedo, c'è moltissima richiesta in questo senso, ti contatto, cara azienda, se tu mi dai del prodotto ci lavoro io. Quindi anche in questo senso la disintermediazione in molti settori, come può essere il settore del food, ma soprattutto cosmetica, beauty e prodotti di questo tipo, oggi in Cina funziona davvero tantissimo. Un'altra domanda. Vediamo, ci sono trasformazioni nel mercato alimentare influenzate dall'estero, più apprezzamento, più cultura, più voglia di cibi esteri? Sì, sicuramente. Il tema del food in Cina è molto tradizionale e sicuramente però ci sono degli esempi vittoriosi. Pensiamo al caso di Ferrero. Ferrero continua a crescere costantemente in Cina. L'esempio di Ferrero è molto utile perché è un prodotto specifico, non è un prodotto che appartiene alla tradizione cinese, però ha una serie di elementi che si legano alla Cina. Ferrero, sto parlando di Ferrero Rocher, che è un caso di enorme successo in Cina ed è
uno dei pochi brand che vediamo, dei pochi prodotti che vediamo veramente molto, molto distribuito un po' in tutta la Cina, proprio perché funziona molto per il packaging, che è un tema che si sposa molto anche al tema del vino, ad esempio. Il packaging, ossia una piccola pepita d'oro, che può essere presentata anche come regalo, quindi ha un valore intrinseco, pur essendo un piccolo oggetto, un cioccolatino, può comunque valere come una cosa più preziosa di quello che in realtà sia. È un esempio di come può funzionare in Cina un prodotto food. Oggi poi i cinesi sono molto interessati, al di là dei prodotti italiani di largo consumo, dei prodotti stranieri di largo consumo, ai prodotti che si sposano con il loro gusto e possono avere una componente culturale, forte. Mi viene in mente il tiramisù. Il tiramisù è una moda, abbastanza diffusa in Cina, chiaramente non su miliardi di persone, ma su, un'utenza selezionata, comunque in numeri ampi, oppure il caffè che si sta diffondendo molto, oppure il vino. Poi parleremo brevemente anche del vino con un esempio più specifico. Ovviamente la cosa importante è essere presenti e intercettare questi trend quando accadono. Quindi, caso del tiramisù, aziende che producono le componenti per il tiramisù, mi viene in mente un cliente con cui lavoravamo che faceva il pan di Spagna o le sfoglie, è importante avere una distribuzione e comunicazione pronta per intercettare questi trend. Quindi sicuramente il mondo del food è molto influenzato e può sfruttare molto questo momento di apertura. Altra domanda, perché i cinesi sono più predisposti degli europei a fidarsi del web e di uno smartphone usandolo addirittura come pagamento? Beh, questa è una domanda lunga, o meglio una domanda che prevederebbe una risposta lunga. Credo che si possa parlare di struttura, sociale e anche politica, nel senso che in un paese dove c'è questa forte presenza del governo, con questo forte controllo del governo che però è dato per scontato, perché ricordiamo che quando è esploso lo scandalo di Cambridge Analytica di Facebook, questo non potrebbe mai succedere in Cina perché si è consapevoli che Alibaba, può condividere dati col governo tanto quanto WeChat. Quindi, da un lato, c'è questa enorme fiducia perché un'istituzione come Alibaba è percepita quasi come governativa, come stato cinese, paese molto nazionalista. Quindi, ovviamente, c'è una fiducia. Quindi, se qualcuno dà quella direzione, tendenzialmente la gente si fida e lo segue. Inoltre, bisogna dire che sono sistemi molto sicuri. In più, nota, diciamo, aggiuntiva, molte persone utilizzano addirittura Alibaba come portafoglio, come wallet online e preferiscono spostare i soldi dalle banche ad Alibaba perché il tasso di interesse è ancora più alto. Quindi, per farvi capire che non è solo una questione di pagamento e di comodità, ma di fiducia, di trust che le persone hanno nei confronti appunto delle organizzazioni web, delle grandi strutture web, ma anche di benefici effettivi che queste comportano. Pagare con WeChat tendenzialmente è sempre associato a scontistica, quindi c'è sempre un vantaggio anche nel fare queste azioni. È tutto studiato in modo da funzionare molto bene ed essendo un paese dove c'è modo di controllare anche la cooperazione tra aziende e governo, tra aziende e banche, tra aziende e istituzioni, tendenzialmente è facile creare dei sistemi che portino gli utenti a essere sicuramente molto propensi a entrare in queste tecnologie fidandosi e appunto questo cambiamento non riguarda poche persone, ma nel giro di poco riguarda centinaia di milioni di persone. L'ultima invece che mi giunge finora, i limiti del cross border in termini di valore di acquisto. Non ci sono limiti in termini di valore, nel senso che si possono fatturare anche milioni, milioni, milioni tramite cross border. In realtà non ci sono limiti, a parte alcune merceologie che sono un po' più delicate di altre, però tendenzialmente il cross border funziona molto funziona per tutti i settori e il cross border funziona fondamentalmente preregistrando delle liste di prodotti che sono messi a disposizione e convogliandole, veicolandole, vendendole in una serie di canali che sono preposti a questo. Ma tornerò sul tema del cross border e-commerce, quindi se non ci sono altre domande io posso anche procedere. Marco, se mi dai conferma, io vado avanti. Tanto il tema del cross border, Sì, come. vai pure avanti. Ok, Vai, perché intanto continuiamo a raccoglierlo. c'è appunto una sezione anche dopo, diciamo. Quindi Ok. proseguo, torno appunto in video. Ebbene, cosa significa comunicare a livello globale, quindi non solo Cina, nel 2020? Significa sicuramente aprire la mente a culture diverse che tramite il web arrivano a contatto con noi, con il nostro messaggio di brand, ancora più velocemente.
Ripartiamo dalla Cina, che come avete intuito è la più grande fucina di esempi che ho, ma poi no, anche qualcun altro di qualche altra zona del mondo. Questo è il risultato che molto spesso ci restituisce Baidu, che è il Google cinese, il principale motore di ricerca, quando cerchiamo il nome di un brand italiano, che è questa keyword, questa chiave di ricerca. Qui c'è scritto Zenmedu, ossia come si legge? Molto spesso quando un brand italiano o un brand internazionale entra nel mercato cinese, il problema degli utenti è capire come si scrive, come si legge, qual è la traduzione, qual è il nome. Molto spesso brand hanno magari il logo in lettere latine, occidentale, però vengono chiamati in un altro modo dagli utenti o hanno un distributore che l'ha registrato con un altro nome traslitterato in cinese. Quindi esempio di quanto importante sia, prima di entrare in un mercato come quello cinese, ma anche altri mercati linguisticamente e culturalmente diversi, bisogna fare molti, molti, molti passi indietro. E non sempre le cose più scontate e più banali, o le cose che reputiamo più importanti, sono effettivamente quelle più importanti per fare un percorso che sia virtuoso. Prova nel fatto, di un'azienda come New Balance, quindi parliamo del mondo fashion, che essendo nuova nel mercato cinese qualche anno fa, era molto poco conosciuta. Ha approfittato di questo gap, di questo vuoto, per presentarsi al mercato cinese come marchio di savoir-faire, tradizione e artigianato locale statunitense. Sappiamo benissimo che New Balance non è un marchio paragonabile ai marchi del Made in Italy o Made in France, che in genere hanno questo tipo di dinamiche. Però, appunto, riuscendo a giocare su un gap, si sono presentati come un brand, appunto, molto più alto di quello che in realtà sono, anche perché buona parte della produzione di New Balance ovviamente viene dalla Cina. Questo per far capire come la Cina può dare questo stimolo a questo tipo di conversazioni nuove e anche completamente controintuitive. Ma adesso vedremo una serie di altri esempi, appunto, controintuitivi in quest'ambito. Ad esempio, questo, sempre per rimanere nel tema del fast fashion, questo è uno store cinese che vende a un pubblico cinese prodotti di questo tipo, quindi scarpe. Ovviamente questi prodotti sono di bassa qualità, ma per farvi capire in questo modo come è contestualizzato, come è utilizzato il fattore Italia. Un brand Italy England, che non vuol dire nulla, e la descrizione è fashion, intro, retro, luxury, elegant, noble, classic achievement, con una serie di scarpe che non hanno nulla a che fare con l'Italia, cowboy, delle Timberland, e dietro la foto del Big Bang. Ora, questo è un esempio che probabilmente spero vi faccia anche sorridere, non vi sento, non vi vedo, però tendenzialmente genera ilarità. Ovviamente tutto vero questo all'interno della piattaforma Taobao, che è un grande e-commerce in Cina. Però per farvi capire come molto spesso il Made in Italy che pensiamo noi, per milioni di persone nel mondo, è semplicemente una parola, un riferimento, una cosa che anche completamente decontestualizzata aggiunge un minimo di valore aggiunto completamente a caso, come in questo senso. Quindi dobbiamo capire che quando ci approcciamo a un mercato come quello cinese o altre culture molto lontane dalla nostra, loro partono da una prospettiva molto diversa. Quindi dobbiamo comunicare il Made in Italy sapendo che spesso è questo il contesto di grande confusione. Tornando al tema del vino, questo è un altro esempio che mi piace molto, una casa italiana di Lè che fa appunto Moscato. Come possiamo vedere, sempre questo è un e-commerce di un importatore che appunto vende questo vino nel mercato cinese. Lo importa, appunto è un vino Moscato che come sapete viene dalla zona del Piemonte. Nell'immagine di sinistra vediamo un ottimo riferimento alla Tour Eiffel e nell'immagine di destra vediamo un'immagine molto legata al Piemonte, no? Quindi con questa immagine del Canal Grande di Venezia, che come tutti sappiamo è localizzata in Piemonte, quindi è molto molto vicina culturalmente a questo tipo di prodotto. Anche questo esempio è un esempio che può far sorridere, però ci fa capire, uno ci fa capire che appunto se si delega a un distributore, come in questo caso la comunicazione di brand, non c'è modo di controllare il messaggio. Per questo bisogna lavorare con delle agenzie direttamente o comunque essere presenti sul mercato cinese per poter sapere che tipo di messaggio viene convogliato, perché molto spesso questo tipo di incomprensioni, questa magari un po' estrema, però ci sono. In secondo luogo ci racconta come il mercato del vino sia completamente difficile, molto spesso ancora una volta controintuitivo in Cina. Nel senso che appunto il prodotto vino, molto spesso il viticoltore italiano, la cantina italiana, si scervella su come comunicare che questo vino viene da questo colle, con questa lavorazione, questo versante di questa collina del Val Dobbiadene,
e di conseguenza questo sfumatore di gusto. Poi si va in Cina e si scopre che uno dei punti fondamentali è spiegare ai cinesi che anche gli italiani fanno vino, perché i cinesi negli ultimi 20 anni sono stati abituati dai francesi a conoscere il vino, in particolare il Bordeaux. Francesi molto più bravi, molto più coesi degli italiani, e quindi l'Italia si trova oggi a essere primo esportatore mondiale di vino, ma solo quinto in Cina, dopo Francia, Spagna, Cile e Australia. Questo per capire insomma le complessità. Dunque, per quanto riguarda il tema del vino, quindi questo è un esempio. Questi sono i brand più conosciuti in Italia, più conosciuti italiani, più conosciuti in Cina. Vediamo che Ferrari è al primo posto, poi Pasta, però vediamo che le percentuali sono molto basse, quindi non è un caso che sia così difficile comunicare con il mercato cinese, perché l'awareness molto spesso è appunto sicuramente molto limitata, è molto diversa rispetto a quello che ci aspettiamo noi. Questi sono i principali paesi che vendono online su Tmall, su Alibaba. Quindi vediamo Giappone, Stati Uniti, Corea, molto per il mondo dei cosmetici, Germania e Australia. Quindi questi sono i paesi principali. L'Italia, come sempre, difficilmente fa capolino nelle top 5 o nelle top 10. Quindi c'è ancora molto da lavorare, ma le opportunità sono veramente molte. Una delle grandi opportunità è appunto il cross-border e-commerce. Cross-border e-commerce, raccontato veramente in 2 minuti, significa la possibilità di vendere direttamente un prodotto nel mercato cinese acquistato da un paese estero. Questa pagina che vedete è un esempio, si chiamano Guo Jia Guan, Padiglioni Paese, e sono delle sezioni dentro i siti di e-commerce cinesi, in questo caso Tmall, quindi Tmall Global, piattaforma Alibaba, JD, Jingdong, un altro dei grossi e-commerce cinesi, oppure Kaola, piattaforma dedicata al cross-border e-commerce, dove ci sono queste mappe del mondo dove l'utente entra e trova tutti i prodotti certificati, selezionati dalla piattaforma e certificati, provenienti da quei paesi. La tua azienda, per accedere a questa piattaforma, bisogna iscriversi appunto a questa piattaforma, registrare i prodotti, trovare un punto logistico, quindi una warehouse logistica, un magazzino doganale logistico dove far appunto muovere questi prodotti che vengono in modo diciamo agevolato e privilegiato fatti accedere al mercato cinese. Quindi questo è in sunto quello che è cross-border e-commerce. Per tornare alla domanda, non ci sono limiti di spesa, ci sono solo limiti di disponibilità, perché molto spesso si entra in delle liste d'attesa e appunto alcuni limiti sui prodotti, però tendenzialmente si sta aprendo sempre più prodotti. Quindi vi invito a studiare ancora più le normative e il tema del cross-border e-commerce, perché è una delle grandi rivoluzioni che possono aiutare le aziende italiane a vendere direttamente, controllando quindi la distribuzione digitale e il messaggio soprattutto, quindi il prezzo, il messaggio, quello che si vuole comunicare del prodotto in un mercato complesso come quello cinese. Per tornare alla domanda sui partner, questo è un esempio, Jingdong, piattaforma e-commerce cinese molto forte nella logistica. Per farvi capire come funziona la logistica in Cina, è così evoluta che Jingdong ha lasciato un servizio, come in questo caso, di maggiordomo a casa, ossia compri più prodotti, vuoi provarne alcuni tenerli, alcuni mandarli indietro. Se sei un cliente di un certo livello, ti arriva addirittura il maggiordomo a casa che ti fa vedere il prodotto, provare il to prodotto, toccare il prodotto e si riporta indietro il non voluto. Questo per capire l'importanza della logistica, di conseguenza chiaramente anche partner locali. Oggi vendere online non significa solo mettere in piedi un sito e avere una buona comunicazione, significa far arrivare il prodotto a milioni di persone in tutto il mondo, in particolare in Cina, ma non solo. È qui infatti che arriviamo ad un esempio di una realtà che ho conosciuto da poco, che fa capire la complessità logistica, ad esempio, di esportare nella penisola araba, nei paesi arabi. Questa è Fetcher, una startup, un'azienda che sta andando molto bene di logistica di base a Dubai. Il loro punto di forza è quello di aver giocato su un'estrema difficoltà che c'è nel mandare prodotti nelle case nella zona della penisola araba o del Middle East, ossia c'è molta confusione con gli indirizzi. Non sempre le città, non so se vi è capitato di andare a Dubai, a Beirut o a Riyadh, non sempre gli indirizzi sono chiari, non sempre Google Maps funziona, non sempre i tassisti capiscono quando gli si comunica un indirizzo, perché è un po' più confusa la situazione. Quindi cosa succede? Essendo la gente altra abitudine culturale, pa abituata a pagare in cash, quindi cash on delivery, ogni volta che c'è una transazione non effettuata, ossia la persona arriva e non trova la persona che deve ritirare la merce, c'è una perdita economica. Fetcher è semplicemente un'applicazione che permette agli e-commerce, ai
i fattorini, insomma, di portare il prodotto non in casa, ma tramite un'app comunichi dove sei in quel momento. Quindi se sei in ufficio te lo porta in ufficio, se sei in palestra te lo porta in palestra. Questo per capire quanto importante sia anche in un mercato come Dubai, che potrebbe sembrare estremamente evoluto e vicino all'Occidente, ovviamente non lo è. E esempi come questi ci fanno capire quanto importante sia avere dei partner anche per quanto alla distribuzione logistica. Poi per quanto riguarda, qui entriamo nell'ultima parte del nostro percorso, la comunicazione, anche la comunicazione ha dinamiche molto molto diverse. Questo è un esempio di una campagna che abbiamo fatto qualche anno fa per un brand Police, occhiali quindi, nel contesto sia cinese che arabo, perché abbiamo lavorato parecchio, insomma ho avuto diverse esperienze appunto nel mondo arabo, quindi MENA region, Middle East area e quelle zone di mondo. In questo caso, questa fu una campagna che ebbe molti contatti in entrambi i contesti, soprattutto in Cina, sul social network Sina Weibo, di cui parlavamo prima, perché aveva un paio di fattori che funzionano molto bene con la cultura cinese, ossia il tema della celebrity, ossia in questo caso c'era come testimonial il calciatore Neymar, e il tema del regalo. In questo caso è una mini campagna per regalare questi occhiali, anche un po' tamarri se vogliamo, personalizzati con la firma appunto di Neymar. In questo caso i numeri furono giustificati da un piccolo investimento media, ma da un grande ed enorme funzionamento appunto della campagna sul target cinese, proprio perché c'era questo tema del giveaway. Quindi per organizzare attività di marketing in Cina, un po' come Ferrero con il tema della pepita dorata, che può essere percepita come una cosa che si sposa con la cultura cinese, bisogna trovare questo tipo di dinamiche per entrare appunto in contatto e in connessione con l'utente cinese. Un altro esempio, frutto insomma di ricerche fatte negli ultimi anni, sempre su Weibo, questa campagna ancora più estrema, se vogliamo, di Aston Martin. Nel mercato occidentale non vedremo mai una cosa del genere, cosa che in Cina invece è comune. Questa campagna prevedeva, tramite la risposta a un quiz o al completamento di un puzzle, di ricevere in regalo per una serie di utenti selezionati una penna con il logo di Aston Martin. Aston Martin, ovviamente, brand di iperlusso, in particolare in Cina, dove le macchine costose costano chiaramente ancora di più, però questa penna, pur essendo un regalo stupido e se vogliamo anche veramente irrilevante nel contesto occidentale, nel senso sarebbe quasi un fail, un classico esempio di brand che si rovina perché si abbassa troppo con una comunicazione troppo pop, troppo povera, se vogliamo, al contrario in Cina ha funzionato moltissimo, proprio perché anche solo il gesto simbolico della tematica del regalo, della possibilità di vincere una mini lotteria con un mini mini regalo, è comunque un valore che viene molto molto percepito. Quindi ancora una volta per entrare in questo mercato, nei mercati lontani culturalmente dal nostro, in particolare in Cina, diciamo che cambiare la prospettiva culturale è sempre molto utile e molto interessante. Volevo chiudere, quindi chiudiamo in tempo, non so se c'era tempo per qualche domanda. Forse 5 minuti riesco a salvarli con questo esempio, ancora una volta controintuitivo, un esempio molto vivo e che vuole essere un po' spronare un po' tutti voi a capire insomma quali sono i fattori, a vedere sempre del positivo in quelle che possono essere anche minacce. Questo era quello che ci disse effettivamente un cliente nel mondo del design, che ci disse: io non voglio andare su Alibaba perché se vado su Alibaba mi copiano i prodotti. Ora, non, in primis non serve andare su Alibaba perché ti copiano i prodotti, perché se la tua paura è quella, i prodotti una volta che sono lanciati nel mercato comunque in qualche modo possono finire nelle mani di tutti e dunque essere copiati, in particolare in un contesto come quello cinese. Ma soprattutto la nostra risposta fu di cambiare completamente prospettiva, perché su una piattaforma cross-border come quella di Tmall Global è possibile fare questo. Quindi, oltre a vendere il prodotto, sempre Marvis, questo produttore di dentifricio della zona della Toscana, la stessa azienda anche di Proraso per intenderci, carica nelle pagine e-commerce, quindi dove si trovano informazioni di prodotti, una serie di infografiche, tra cui anche queste immagini, che insegnano all'utente cinese a distinguere il prodotto falso da quello vero, quindi quello segnato dal cerchio barrato e quello segnato con la V. Quindi per dire, se trovate questo prodotto con queste caratteristiche, quindi se il liquido è così, se la filettatura del tubetto è così, se i colori sono così, potrebbe non essere quello nostro, ma potrebbe essere o contraffatto o di scarsa qualità, quindi magari trasportato male, quindi sicuramente non è quello che vendiamo noi. Quindi per tornare alla domanda di prima, non aver paura di entrare in Alibaba per farsi rubare i prodotti, ma anzi utilizzare Alibaba per spiegare la differenza tra un prodotto originale e un prodotto contraffatto. Ancora una volta è una questione di mentalità e di apertura mentale verso una cultura e un sistema che
che è molto diverso, però che oggettivamente funziona. Quindi, una volta comprese le dinamiche, è facile e assolutamente possibile avere questo tipo di virtuosismi che aiutano un brand al posto di danneggiarlo.